questo pontificato mi auguro che sia lungo e che queste riforme vadano a conclusione. Dubito fortemente che Papa Francesco ce la faccia in questo pontificato. Cioè, credo che queste riforme hanno bisogno ancora di un... perché, ma soprattutto per un problema di mentalità. Cioè, i tagli... Io adesso vi ho parlato di Monsignor Jessica, che è veramente un microcosmo lì all'interno. Ma questo processo è il segno di questi problemi. Perché oltre ai giornalisti c'è anche Monsignor Vallejo Balda a processo, che la Curia non vedeva l'ora di mettere questo Monsignore alla sbarra, dopo essendo lui stato il coordinatore di quella commissione d'inchiesta che andava a tirar fuori le magagne. Quindi quando hanno scoperto che parlavo ai giornalisti, apriti cielo, un fiume di vendetta e di livore nei confronti di questo Monsignore che era stato scelto da Papa Francesco per fare quella pulizia. Quando io conosco Monsignor Angel Vallejo Balda, beh, lui era il coordinatore, era l'unico sacerdote coordinatore della commissione d'inchiesta così voluta dal Papa, era il segretario della prefettura per gli affari economici, cioè era il numero due di quella che in Vaticano potremmo dire che è un po' la corte dei conti, cioè aveva un ruolo di vertice nell'amministrazione di questo pontificato, scelto dal Papa per far pulizia. E quando io gli dicevo, cioè lui, quando io l'ho conosciuto, dopo 5 minuti mi ha detto: Gianluigi, in Vaticano il problema è che ogni mattonella che alzi, sotto ci trovi di tutto.